La rivalità tra Francia e Italia è un luogo comune che abbraccia molti campi, la cucina, i vini, l'arte e lo sport. Tutti ci ricordiamo la finale vinta dei mondiali 2006, la finale di Berlino con la testata di Zidane a Materazzi. Magari ci ricordiamo un po' meno volentieri un'altra finale, quella degli europei del 2000, vinta dai francesi con il Golden Goal di Trezeguet. Andando ancora più indietro nel tempo ci sono i Tour de France vinti da Bartali, soprattutto quello del 48 a cui Paolo Conte ha dedicato una canzone con i versi "I francesi che si incazzano e le balle ancora gli girano". Provando a giocare con la storia, noi possiamo dare un luogo e una data d'inizio a questa rivalità sportiva. Il luogo è Barletta. La data è il 13 febbraio 1503, quando una squadra di 13 cavalieri italiani affronta in duello una squadra di 13 cavalieri francesi. La disfida di Barletta, al di là dei significati patriottici e retorici che ha poi preso nel corso dei secoli, è uno degli ultimi episodi di un mondo cavalleresco ormai al tramonto. Nei primi mesi del 1503, Barletta è una città contesa tra i francesi che l'assediano e gli spagnoli che l'hanno occupata. In quel momento la Puglia è una regione che ha perso la centralità che aveva ai tempi di Federico II e della sua corte, e Barletta è lontana dalle capitali culturali e politiche del Rinascimento italiano. Non è Milano o Venezia o Firenze o Roma o Napoli. Eppure proprio questo è il punto nevralgico in cui si trovano uno di fronte all'altro due degli eserciti più potenti d'Europa, eserciti che vogliono spartirsi l'Italia. Al comando degli spagnoli c'è Consalvo da Cordova, conosciuto con il soprannome di Gran Capitano. E Consalvo da Cordova ha scelto di fare di questo castello il suo quartier generale, è qui ad aspettare rinforzi. Tra tutte le altre città, Consalvo propose Barletta, perché qui, servendosi del mare, avrebbe potuto attendere con maggiore facilità l'arrivo dei viveri e dei rinforzi. L'assedio è iniziato nell'estate del 1502, quindi è da qualche mese che va avanti. A capo dei francesi c'è Louis d'Armagnac, duca di Nemours, viceré di Napoli, che vuole prendere la città per fame. Il viceré francese aveva messo i suoi soldati nei luoghi circostanti per impedire che entrassero viveri, sperando che per la peste e la carestia gli spagnoli fossero costretti ad abbandonarla. Quindi quella scelta dai francesi è una tattica di logoramento, e infatti durante l'assedio non succede granché. Niente assalti alle mura con le scale o sortite o grandi battaglie fuori dalle porte. Però succede che, nel tempo morto noiosissimo dell'assedio, i cavalieri dei due eserciti si incontrino qua attorno nelle campagne e diano vita a dei duelli, a dei piccoli combattimenti, a delle scaramucce, il cui obiettivo è semplice: catturare un nemico di alto rango e poi chiedere il riscatto per la sua liberazione. Qui a Barletta, oltre agli spagnoli e i francesi, ci sono anche gli italiani. Sono soldati di ventura e cambiano schieramento a seconda dell'opportunità e dell'ingaggio. Nel momento di cui stiamo parlando, gli italiani stanno con gli spagnoli. Vengono da varie città, da vari stati, perché l'Italia in quel momento è frammentata in ducati, signorie, regni, piccole e grandi repubbliche, spesso in mano straniera. Nonostante questo, però, loro si definiscono italiani e quindi in qualche modo sentono di far parte di un'unica comunità nazionale, di un unico popolo.
Quindi ora, prima di scoprire che cosa è successo qui tra cavalieri italiani, spagnoli e francesi, vale la pena ripassare la situazione politica dell'Italia nel XVI secolo e capire perché proprio Barletta diventa una città contesa. Alla fine del 400 l'Italia ospita 5 stati di dimensioni regionali: il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze, lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Il resto della penisola è occupato da un pulviscolo di formazioni politiche. Nel resto d'Europa si affermano i grandi stati nazionali. Di fronte a questi, i piccoli stati italiani sono deboli. Aprile 1500, cade il Ducato di Milano, che finisce in mano francese. Dopo Milano, il re di Francia, Luigi XII, mira a occupare il Regno di Napoli. Per farlo, mette in piedi un gioco diplomatico complesso, che include il tradimento tra cugini. I cugini in questione sono il re di Napoli e il re di Spagna. Luigi cerca un accordo con il re di Spagna, Ferdinando II, per togliere di mezzo il re di Napoli, Federico d'Aragona. 11 novembre 1500. L'accordo viene chiuso segretamente a Granada. La Francia si prenderà la Campania e gli Abruzzi. La Spagna si prenderà la Puglia e la Calabria. 1501. Il trattato diventa esecutivo. I francesi occupano il regno di Napoli. Il re Federico si arrende, lascia Napoli e si accontenta di un piccolo risarcimento. Nell'estate di quello stesso anno, gli spagnoli arrivano in Puglia per prendere la loro parte di Mezzogiorno d'Italia, così come prevede il Trattato di Granada. I termini del Trattato di Granada sono chiari: Puglia e Calabria agli spagnoli, Campania e Abruzzi ai francesi. Ma i francesi non si accontentano e incominciano a cavillare, a discutere sui confini che secondo loro sarebbero stati disegnati male. La ragione di questo voltafaccia diplomatico è la Daunia, una regione della Puglia particolarmente ricca e fertile che i francesi reclamano per sé. Ci sono dei tentativi di conciliazione ma non portano da nessuna parte. Così il Trattato di Granada salta definitivamente ed è questo il motivo per cui la Puglia viene prima occupata e poi diventa un campo di battaglia. Come abbiamo visto, gli spagnoli per difendersi si sono chiusi qui a Barletta, mentre i francesi hanno occupato le campagne tutte attorno. I due eserciti, in attesa della battaglia finale, decisiva, continuano un po' pigramente con la loro vita, fatta di scaramucce, duelli, piccole e grandi provocazioni, fino a quando avviene un episodio che scombina le carte in tavola. Il 15 gennaio del 1503, un gruppo di soldati spagnoli e un gruppo di soldati italiani comandati dal principe romano Prospero Colonna catturano dei cavalieri francesi, ne catturano molti, ne catturano a decine. I soldati dei Colonna, mandati in soccorso da Consalvo, accerchiarono i francesi assieme agli spagnoli, ferendone e catturandone molti. I prigionieri francesi vengono portati qui a Barletta e sistemati nei vari palazzi delle famiglie nobili della città, dove resteranno in una condizione mista tra l'ospite e l'ostaggio in attesa del pagamento del riscatto, perché così prevede la tradizione cavalleresca. La sera stessa, la sera del 15 gennaio, Consalvo da Cordova, il gran capitano degli spagnoli, organizza una grande cena e invita anche i più in vista tra i cavalieri francesi, e tra loro c'è un personaggio molto importante per la nostra storia, Charles de Torgue, detto La Motte. La cena si terrà in una cantina che è qui nell'angolo di questa piazza e che ancora oggi si chiama la Cantina della Sfida. L'invito a cena in questa cantina un po' disadorna non è però soltanto un gesto di ospitalità verso dei prigionieri di alto rango.
nasconde anche degli obiettivi diplomatici più sottili. C'è un piccolo intrigo internazionale che si svolge tra questi muri, perché Consalvo da Cordova prima di tutto vuol far sapere ai francesi che gli spagnoli non sono a corto di viveri, sono ancora in grado di organizzare un grande banchetto. E poi vuole risollevare il morale degli italiani provati da lunghi mesi di occupazione. L'idea è quella di prendere un po' in giro i francesi, quasi di umiliarli, insistendo sulla loro più grande debolezza, la superbia. Insomma, quella che avviene qui non è una cena distensiva, è una provocazione. La superbia dei francesi è tanta, al punto che nessun paragone si possa usare, né compararli agli uomini di altre nazioni, specialmente poi al popolo italiano. Durante la cena qui nella cantina, l'incaricato di stuzzicare i francesi sulla loro superbia è un ufficiale spagnolo, un tale Iñigo López, e lo fa con un crescendo di provocazioni. Inizia con l'esaltare il valore dei cavalieri italiani, poi si mette a sostenere che i cavalieri italiani siano addirittura molto meglio di quelli francesi e chiude dicendo che tutti quanti sbagliano nel ritenere i cavalieri francesi l'élite della cavalleria europea. In fondo non sono questo granché. Ovviamente Lamotte, il capitano dei francesi, non ingoia il rospo. Ribatte che i cavalieri italiani non possono neanche essere paragonati a quelli francesi e lui lo può provare, per questo lancia la sua sfida. Il Motta continuava ad affermare che gli italiani erano gente vile e codarda, che non poteva in nessun modo essere paragonata ai francesi. Disse che se 10 italiani volevano combattere con altrettanti francesi, egli sarebbe stato uno dei combattenti. Allora, ripassiamo la situazione. In Puglia c'è una guerra tra francesi e spagnoli. Al fianco degli spagnoli combattono dei soldati di Ventura italiani. Spagnoli e italiani sono in difficoltà, sono assediati, messi in un angolo, ma riescono a catturare dei nemici. Li invitano a cena e gli spagnoli li provocano, li spingono a sfidare a duello gli italiani con l'obiettivo di risollevare il morale degli italiani e di umiliare i francesi. Ma è una mossa da giocatori d'azzardo. Cosa succederebbe se i francesi vincessero il duello, vincessero la sfida? Comunque Consalvo da Cordova non si tira indietro. Nei giorni successivi, invece che calmare le acque, continua a soffiare sul fuoco, a insistere che gli italiani devono essere messi in condizione di vendicare il proprio onore. Andando di mezzo l'onore di tutta la nazione italiana, che noi amiamo come quella spagnola, ci sembrava una grave mancanza non aiutarli, dando loro modo di combattere. È passato circa un mese dall'episodio della cantina, siamo al 12 febbraio 1503 e da Barletta ci siamo spostati in una città vicina, ad Andria, perché è qui che si ritrovano i cavalieri italiani. È stato un mese di trattative, di incontri organizzativi. A due nobili romani, Prospero e Fabrizio Colonna, è stato dato l'incarico di selezionare la squadra italiana. E loro hanno cominciato dal capitano, hanno scelto Ettore Fieramosca, un uomo di Capua famoso per le sue doti umane e militari. Un contemporaneo lo descrive così. Era di animo magnanimo, aveva la saggezza di un anziano e la perizia di un capitano. Anche dall'altra parte i preparativi incalzano e Lamotte, il grande offeso della cena nella cantina, l'uomo che ha lanciato la sfida, è stato liberato per dargli la possibilità di organizzare la sua squadra. È tornato nel campo francese e lì si è accorto di avere a disposizione 13 campioni. Così ha chiesto agli italiani: cambiamo il numero, non più 10 cavalieri, ma 13. E gli italiani hanno accettato, hanno scelto degli altri cavalieri per arrivare al numero, li hanno scelti provenienti da varie città d'Italia. Furono costoro i più valorosi, quasi da ogni provincia d'Italia, affinché nessuno potesse lamentarsene e ovunque potesse spargersi l'onore della vittoria sperata. C'è una parola che torna spesso nelle fonti, la parola onore. L'onore ferito, l'onore offeso, l'onore da vendicare. Ed è una parola che per noi europei moderni, dopo
millenni di guerre, nazioni contro nazioni, millenni di stragi. Dopo le due guerre mondiali del secolo scorso ha perso potenza, il suo significato si è annacquato. Ma per degli uomini di quel tempo, per dei cavalieri di quel tempo, che vivevano una vita violenta, spesso senza patria, spesso senza soldi, sballottati da una guerra all'altra, e che spesso, quasi sempre, morivano giovani, l'onore era tutto, era la testimonianza del loro valore da lasciare dopo morti. Comunque viene fissata la data per la sfida, il 13 febbraio 1503, e viene fissato anche il regolamento. Ogni squadra avrà a disposizione 4 giudici, saranno loro a fare da arbitri. Si combatterà a cavallo, con le lance, e poi sono previsti duelli con la spada, con la mazza e con la scure. Si decide anche quale sarà il premio, 100 corone a testa per ogni cavaliere vincitore, oltre ovviamente alle armi e ai cavalli degli sconfitti. Nei tornei tra cavalieri si fa così. I tornei nascono intorno all'XI secolo come pratica di addestramento alla guerra. Inizialmente sono organizzati come vere e proprie battaglie, con morti e feriti, combattute da squadre contrapposte di cavalieri. Gli sconfitti cedono ai vincitori cavallo e armatura. I tornei diventano molto popolari, ma la Chiesa li disapprova a causa dello spargimento inutile di sangue che provocano. Per questo motivo, a partire dal XIII secolo, si cominciano a usare armi cortesi, cioè spuntate. Si diffondono anche altri tipi di combattimento simulato, come la giostra e il combattimento a piedi. Nella giostra, i cavalieri duellano uno contro uno. Generalmente i combattenti si affrontano a cavallo, usando le lance, ma spesso poi la lotta continua a colpi di spada. A volte si usano lance dalla punta acuminata, in grado di uccidere un uomo. Di solito però ci si batte usando lance smussate o dotate di un tampone sulla punta. Nel corso del XV secolo viene poi introdotta una sorta di barriera di legno che separa i due avversari per impedire gli scontri frontali. Ogni aspetto del torneo è minuziosamente codificato, dalle cerimonie iniziali di parata al saluto, dalla vestizione alla scelta del tipo di arma. I partecipanti devono attenersi a protocolli di comportamento molto precisi, che derivano dalle regole del codice cavalleresco. Non attaccare un nemico disarmato. Non abbandonare un alleato in difficoltà. Mai rifiutare una sfida. Chi non accetta una sfida, infatti, l'ha già perduta, e nel peggiore dei modi. La mattina del 13 febbraio 1503, la mattina della sfida, i cavalieri italiani sono tutti qui nella cattedrale di Andria e assistono a una messa solenne. Durante il Vangelo fanno un giuramento, giurano di voler morire piuttosto che lasciare il campo da sconfitti. E dopo la messa si radunano davanti al gran capitano spagnolo, a Consalvo da Cordova, che fa un discorso per stimolarli alla vittoria e li incita, richiamando il passato glorioso della Roma antica. Consalvo infiammava con parole incoraggianti gli italiani, richiamando alla loro memoria gli onori e la gloria militare del passato della loro nazione. A pochi chilometri da qui, a Ruvo, dove c'è il comando francese, si svolge una scena analoga a parti invertite. Il duca di Nemours, il comandante dei francesi, raduna i suoi cavalieri e anche lui fa a loro un discorso, ma di segno completamente opposto. Siamo nel momento in cui l'Italia è terra di conquista, siamo nel momento di Francia o Spagna purché se magna, ed è proprio quello su cui punta il duca di Nemours, che dice ai suoi cavalieri: è impossibile perdere con gli italiani, che ci hanno fatto passare le Alpi tutte le volte che volevamo. Questi sono gli stessi italiani che, non avendo nemmeno il coraggio di sostenere il nome dei francesi per mancanza di virtù, li hanno tante volte fatti passare dalle Alpi alla punta dell'Italia. Seguendo le tracce dei cavalieri siamo arrivati qui in Contrada Sant'Elia, in mezzo alla campagna pugliese, nel posto dove si terrà la sfida. E questo luogo è stato scelto per una ragione precisa: non è né spagnolo né francese, è una sorta di campo neutro perché appartiene al territorio di Trani, che è sotto la giurisdizione della Repubblica di Venezia.
Il corteo arriva qui nel primo pomeriggio e dobbiamo immaginarci un quadro variopinto con i colori sugli scudi, sulle gualdrappe dei cavalli, sugli elmi. Gli italiani poi hanno un piccolo dettaglio tutto loro, un nastro azzurro che è un regalo portafortuna di Isabella d'Aragona, duchessa di Bari. Questo è il monumento costruito per ricordare la sfida e prendiamolo come punto di riferimento centrale per descrivere il terreno di gara, che è lungo 200 metri per lato, delimitato da un solco, e chi oltrepassa quel solco viene eliminato. Con un gesto di cavalleria gli italiani scelgono il lato del campo contro sole. I francesi invece prendono l'iniziativa e decidono di andare loro per primi all'attacco al galoppo. Gli italiani stanno fermi, si limitano ad abbassare le lance per sostenere l'urto. Senza lanciare i cavalli, ma solo tenendo le lance abbassate, con coraggio sostennero i francesi che gli vennero addosso con furia. Insomma, secondo tradizione, gli italiani fanno catenaccio e la tattica funziona. I francesi non sfondano nell'urto, le lance si spezzano, il combattimento diventa ravvicinato e si passa subito ad altre armi. Entrambe le parti misero mano alle scuri, alle mazze ferrate e agli stocchi. Fecero un fracasso così grande e terribile che il cielo e la terra parvero inabissarsi. Nella confusione della mischia, tutti i giochi di squadra vanno subito a farsi benedire e i combattimenti qui in questi campi incominciano a distribuirsi a gruppetti, a coppie, in duelli singoli. Le cronache riportano anche l'episodio di alcuni italiani che sono finiti a terra, per essere precisi Fanfulla, Albamonte e Brancaleone, che si mettono a ferire i cavalli dei francesi. È una mossa consentita dal regolamento, ma oltre ad essere un po' crudele, è anche un po' autolesionista, perché i cavalli dei vinti faranno parte del premio dei vincitori. Tra i vari duelli c'è anche quello tra i due capitani, Ettore Fieramosca per gli italiani e Lamotte per i francesi. Le fonti ci dicono che Fieramosca riesce a buttare giù da cavallo Lamotte e poi con un gesto di cavalleria scende anche lui di sella per continuare il combattimento a terra, ma l'esito non cambia. Colpito più volte, alla fine Lamotte si arrende. La sfida intanto va avanti ancora per un po' in altre parti del campo, fino a quando l'ultimo dei francesi rimasto in piedi, un tale Graian d'Ast, getta le armi. È passato poco più di un'ora dall'inizio della sfida. Ora è finita e gli italiani vengono decretati vincitori. Alcune fonti ci dicono che c'è stato un morto, altre ci dicono che ce ne sono stati tre. Ma la stragrande maggioranza dei cronisti ci dice che tutti quanti hanno lasciato questo campo da vivi. I nostri scendono da cavallo e vengono dichiarati vincitori dai giudici. Prendono i francesi e li legano, ognuno si trascina dietro il suo e se ne vanno trionfanti a Barletta. Siamo in febbraio, le giornate sono ancora corte, è ormai sera quando la notizia della vittoria arriva qui a Barletta, annunciata da delle salve di artiglieria sparate da lassù, dalle mura del castello. E dopo le cannonate iniziano a suonare le campane di tutte le chiese della città, la voce passa di bocca in bocca, di casa in casa. Quando il corteo dei vincitori entra in città, la gente gli corre incontro, i festeggiamenti ce li racconta un cronista anonimo, un testimone che quel giorno c'era. Non rimase campana che non fosse suonata in segno di allegria. I fuochi per le strade, i lumi su ogni finestra, le musiche e i canti furono così tanti durante quella notte che la lingua umana non può descriverli. La descrizione del cronista ci fa immaginare molto bene il clima di un'intera città in festa, tutte le finestre illuminate, la gente che corre per strada con le fiaccole, canta e balla, insomma il buio di una città assediata che si illumina di colpo. E tutto il corteo, con i francesi sconfitti, gli italiani vincitori e gli spagnoli, arriva qui nella cattedrale per ringraziare la Madonna che è raffigurata in un quadro e che da quel giorno cambia nome. Non è più la Madonna dell'Assunta, diventa la Madonna della Disfida.
Poi però si fa una scoperta che rischia di rovinare la festa. Le 1300 corone che spettano ai vincitori, cioè 100 corone a testa per ognuno dei 13 cavalieri, non ci sono. I francesi erano così convinti della loro vittoria che non le hanno portate. Questa impasse viene risolta ancora una volta da Consalvo da Cordova, il gran capitano degli spagnoli. Paga lui di tasca propria le 1300 corone ai cavalieri italiani vincitori. E in fondo deve tirare un gran sospiro di sollievo. La sua puntata, la sua giocata d'azzardo è riuscita. Ha risollevato il morale della città assediata, ha umiliato i francesi. In fondo è lui il tessitore della vittoria. E lo ricorda anche un'iscrizione scolpita qua sui muri della cattedrale. Del gran capitan in barletta nell'anno 1503 fu la gran vittoria. Consalvo concede anche un grande onore ai cavalieri italiani. Gli permette di incidere sui loro scudi 13 anelli in ricordo dell'impresa. E allora a questo punto vale la pena ricordarli uno per uno i 13 cavalieri con i loro nomi da romanzo cavalleresco, e a farlo ci pensa Francesco Guicciardini. Furono adunque Ettore Fieramosca, capuano, Giovanni Capoccio, Giovanni Bracalone e Ettore Giovenale Romani, Marco Corellario da Napoli, Mariano da Sarni, Romanello da Furlì, Ludovico Aminale da Terni, Francesco Salamone, Guglielmo Albimonte Siciliani, Miale da Troia e il riccio e fanfulla Parmigiani. Tutto sommato, la disfida di Barletta è un episodio marginale nello scontro tra due grandi potenze per il possesso del mezzogiorno italiano. E allora, da dove deriva il suo fascino? Una ragione è che il Risorgimento ha fatto dei cavalieri della disfida degli anticipatori dei suoi valori e ne ha alimentato la leggenda. Ma c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di più. Ettore Fieramosca e gli altri sono affascinanti anche perché sono gli ultimi campioni di un mondo in trasformazione, di un mondo ormai al tramonto, cancellato dall'arrivo delle armi da fuoco. Nel suo poema, nell'Orlando Furioso, Ludovico Ariosto parla dell'archibugio e lo definisce così: maledetto e abominoso ordigno, addirittura opera di Belzebù maligno. Oltre alle armi stanno cambiando anche gli orizzonti. Il Mediterraneo sta perdendo la sua centralità, soppiantato dagli oceani e dai mondi nuovi che gli esploratori stanno scoprendo. Circa un secolo dopo, Cervantes esprime tutto il suo rimpianto per l'universo cavalleresco, consegnandoci tra le altre l'immagine poetica e indomabile di Don Chisciotte che galoppa da solo contro i mulini a vento.